Dio, se ci riesco mi esce una cosa fighissima. Capelli mossi con un unico ferro, ma con 6 testine. Allora facciamo chiarezza. Innanzitutto, ciao e benvenuti sul mio canale. Credo di non aver mai avuto un'idea più pazza per un contenuto YouTube. Partiamo dal principio. Volevo fare una sorta di challenge con me stessa perché ogni tanto mi piace farle, mi piace guardarle, quindi ho detto perché no? Non so tutto questo dove mi porterà. Forse dalla miniatura avete intuito, ma utilizzerò questo ferro qui, bellissima di Imetec, che è un corpo ai quali si attaccano più testine. In questo momento ne ho 2, ma all'interno di questi altri ce ne sono altri. Pescherò a caso le testine e vedremo un po' che cosa uscirà fuori. Ovviamente dividerò i capelli per sezioni. Vi confesso che ho un po' paura. Le 2 testine che mi incutono più timore sono questa e questa qui, perché questa nello specifico fa i capelli così. Qui invece li fa così. Immaginate se io scelgo ad esempio questa testina, che è molto larga nella parte superiore, e sotto mi esce questa. Sono le 10:30, quindi ho tempo di registrare il video, che i coni si scaldino, devo anche cucinare e alle 3 ho un appuntamento, nello specifico la pressoterapia. Queste qui sono tutte e 6 le testine che questo corpo di bellissima può lanciare. Chiuderò gli occhi e vi prometto che non guardo, anche perché che pro avrebbe questo video se no? Ovviamente sono munita di molettine, pinzette e di lacca per fissare il tutto, perché che fai, ti esce uno scempio? E non lo fissi? Ovviamente no. Prima vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale, di lasciare un bel like e se vi va di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram. Iniziamo! I miei occhi sono completamente chiusi, vi giuro, non ricordo neanche l'ordine di queste cose. Schiamo. Ovviamente quando poi inizio ad utilizzare i coni, per esclusione li tolgo e vediamo un po' che cosa rimarrà. Direi che ho mischiato anche abbastanza e peschiamo. Ovviamente si inizia dalla base, quindi io legherò le sezioni in alto e mi concentrerò sulla base sinistra al momento. Rullo di unghie, questa qui, non so cosa sia, la vedete prima voi che io. Allora, accettabile, accettabile. Abbiamo onde ampie e marcate con il cono Hollywood Waves. È un cono abbastanza ampio che io vado subito ad attaccare, subito a scaldare. Ecco qui. Quando mi è stato inviato utilizzo sempre solo lui. Tra l'altro ci tengo a specificare, questo qui non è un video collaborazione perché il contenuto che dovevo creare per questo brand l'ho creato a novembre, quindi a posto così, però io è da novembre che utilizzo solo questo ferro con tutti i coni che ne sono venuti fuori, perché sono bellissimi. Come ho detto, inizierò dalla parte sotto qui sinistra. Ora devo fare 6 sezioni perché queste ne sono 6. Un po' alla bene e meglio le sto dividendo, quindi questa qui sarà la sezione che dedicherò a questo cono. Non l'avevo preso il pettine, vabbè, è bollente. Ok, prendiamo la prima ciocca. Non so perché mi vengono queste idee. Ah, tra l'altro la cosa bella di questo ferro è che per le ciocche di sotto e quelle un pochino più indietro, la comodità è che tu, facendo un twist, per quello si chiama twist and style, fai questo e ci arrivi comodamente così. Per me è fantastico, ecco perché mi piace anche tanto. Io la piego sempre anche per le ciocche davanti e dietro. Come potete vedere, questo cono è semicilindrico perché è anche un po' schiacciato, un po' piatto. Oh! E voilà! Ok, non avevo considerato questo dettaglio di togliere il cono perché scotta un po'. Ok, devo discutarmi. Andiamo subito a fissare questa storia, che già di mio i capelli sono iper sottili e non si tengono, figuratevi se non li fisso. Proseguiamo. Anzi no, scegliamo prima il cono così intanto si riscalda. Let's go! Ok dai, penso possa bastare. Here we go! Non so cosa abbia pescato, raga. Mi va bene, perché sono onde abbastanza simili a quelle che ho appena fatto. L'unica cosa è che sto pensando, se mi vengono simili di qua, qua sarà un casino, perché queste sono onde morbide e anche un po' aperte. Quindi non sto calibrando. Ma va bene!
Allora, questo cono qui ha questa forma strana, però figa, perché il risultato è veramente bello, ve lo posso assicurare. Eccoci qui. E riprendiamo una parte di sotto. Il fatto è che io ho pochi capelli di mio, quindi fondamentalmente esce bene, però che vi devo dire? Se avessi avuto più capelli, sai che storia? Santa pace. Allora, questo cono fatto su tutti i capelli è una bomba, vi giuro. Veramente, veramente figo, perché stringe sopra e allarga sotto, diverso dal solito, ma il risultato è veramente bello. Oh, troppo carino, ragazzi. Cioè, guardate, guardate che carino che è. Finito anche qui. Peschiamo l'altro, il terzo del lato sinistro. Tu! Questo è proprio un look lentissimo. Praticamente era... No! Saranno le ore da questo lato qui. Santa Marinella. Ecco il cono. È arrivato a temperatura, direi che possiamo iniziare anche qui. Ok. Cioè, capite quanto è lento? È bellissimo perché quando ci fai tutti i capelli è bellissimo, ma è lento, lento, lento. Oh my goodness. Allora, ho finito anche questa parte, come potete vedere. Siamo anche qui. E l'unica cosa che ho deciso, dato che mi sono compromessa del tutto in maniera ovviamente autonoma, il lato destro, perché ce l'avrò riccissimo, almeno i ciuffi, ragazzi, permettete di farmeli uguali, altrimenti sembro davvero pazza. Vediamo cosa farò sul primo lato in basso a destra. Rimangono tre, come potete vedere, e iniziamo a mischiare. Ok, rullo d'unghie. Ho preso un altro soft, che per carità, per comparare qui va benissimo, ma rimane sempre lui qui. Aiutatemi. Si è riscaldato subito, cioè è già quasi bollente. Direi di iniziare. Ok. Guardate che carino il risultato di questa qui. Questa per tutti i giorni è veramente bella. Anche ultima ciocca andata, giriamo il cono. Fissiamo tutto. Rimangono solo loro due. Quello che io speravo all'inizio non si è avverato, come sempre tutto quello che spero, così. A noi due, o la bala spacca, non mi interessa, vediamo un pochino. Ovviamente io sto girando, non so cosa ci sia qui, cosa ci sia qui. Tu! Raga, questo vuol dire che per i ciuffi davanti dovrò fare questo. Questo è il cono. Si chiama Mermaid's Waves. Quindi onde. Dio! Quindi onde. Dio! Lo stavo dando in faccia. Riscaldiamolo. Questa è l'onda Mermaid's Waves. Sì, è abbastanza da sirena, devo dire. Mi sembro una morta qui. La situazione è la seguente. Mi mancano i ciuffi frontali. Come potete vedere, la percezione della lentezza che si ha da questo lato rispetto a questa, che è più corposa. Cioè, ditemi se si vede, ragazzi, mi metto anche un po' in piedi, che dite? Ho già messo a riscaldare questo perché ovviamente era l'ultimo cono rimasto. Riscalda. È molto in fretta perché è sottile. E vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Non ha connessione con gli altri, capite? Che poi questo qui aperto sembra tipo Whitney Houston. Ah, sì. Fissiamo, perché che fai? Non fissi i ciuffi? Cioè, figuriamoci. Vado un attimo a testa in giù, vediamo la situazione e poi valutiamo. Scusa? No, allora. Sono un attimo senza parole, francamente. Non so come aggiustare questa storia. Qui c'è il piattume. Allora, qui si è già afflosciato, come possiamo notare. Forse l'unica cosa che posso fare che mi salva è questa. Anche se questo lato è più gonfio rispetto a questo, ma who cares? Questa perché è liscia? No, non l'ho presa sta ciocca. Concludiamo così questo video meraviglioso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi ho almeno strappato un sorriso. Iscrivetevi al canale, fatelo come gesto di supporto nei miei confronti e seguitemi anche su IG. Vi aspetto, vi mando un grandissimo bacio come sempre e sempre se vi va ci vediamo in un prossimo video. Ciao!